contro te! Vi dobbiamo un bel po' di spiegazioni, perché come potete vedere ci troviamo sul pavimento di una casa vuota. Vi dobbiamo dire così tante cose, quasi quasi ci confondiamo. Quello di oggi è un video in cui risponderemo a tutte le vostre domande riguardanti il film. Ma prima di tutto però appunto vi dobbiamo dire perché ci troviamo sul pavimento di una casa così vuota. Perché stiamo traslocando! Avete capito bene, stiamo cambiando casa. Quindi la casa che avete visto nei video fino ad oggi non ci sarà più. Abbiamo deciso di prendere un'altra trote house, che sarà però più bella e più grande, per fare dei video ancora più pazzi. Non mi devi toccare i capelli. Comunque sì, i video saranno super pazzi e la casa verrà bellissima. Abbiamo ancora tutti gli scatoloni in giro con tutti gli oggetti di casa nostra. Ma questa pantofola di chi è? È mia, non la toccare. Ok, questa. Ma direi di non perdere altro tempo e di rispondere a tutte le domande che ci avete fatto sul nostro profilo Instagram Me Contro Te. Le domande riguardano il nostro film, il cui titolo è Me Contro Te, il film La Vendetta del Signoresse. Di questo film se ne è parlato davvero tanto, ma in realtà ancora non sapete proprio nulla, perché noi abbiamo tenuto tutto nascosto, abbiamo fatto silenzio tombale, non abbiamo proprio raccontato niente, nessuno spoiler finora. Ma finalmente è giunto il momento di parlarne. Vi daremo un sacco di notizie importantissime e vi sveleremo le due sorprese che ancora non vi abbiamo raccontato di questo mese. Novembre è stato e sarà un mese scoppiettante. Come sapete, la prima novità, oh aspettate, qui riguardava il nostro nuovo libro delle fantafiabe, che trovate già in libreria. Ma le altre due non le sapete ancora. Ebbene, la prima è che questa settimana, mercoledì 27 novembre, uscirà il trailer del nostro film. Perché quello che avete visto quest'estate, che molti hanno scambiato per il trailer, in realtà non era il trailer, ma era soltanto un video annuncio per darvi la notizia del film. Il trailer invece con le scene del film lo vedrete questa settimana, quindi manca pochissimo, solamente 3 giorni, e lo potrete vedere qui sul nostro canale YouTube. Noi siamo super emozionati, non l'abbiamo ancora visto e non vediamo l'ora di vederlo insieme a voi. Dopodiché guardate qui cosa abbiamo tra le nostre mani. Sapete cos'è? Probabilmente no. Ma noi lo sappiamo, e come? Non è di certo una mazza per colpire Sofì in testa, ma è un oggetto per rispondere a una delle vostre prime domande. Infatti MB Antonello 07 ci chiede: ci date un piccolo spoiler? Bene, questa qui è la locandina del film, il manifesto, il primo spoiler prezioso che avrete di questo meraviglioso film. Siete pronti? Sono davvero super emozionato. Arriva 3, 2, 1. Wow! Ci siamo noi due legati con una corda, con una faccia molto spaventata. Tutto attorno, come potete vedere, c'è dello slime, slime ovunque, sia sul titolo che sulla locandina. E dietro di noi invece si vede una ruota panoramica di un Luna Park. Il titolo? Me Contro Te, il film La Vendetta del Signoresse, con gli attori Louis e Sophie. Da questa immagine si può intuire molto. Infatti, come sapete, vivremo un'avventura col signoresse che ci metterà a dura prova. Nella locandina, come potete vedere, siamo legati. Aiuto! Ah, abbiamo tanta paura. Se volete vederla per bene, la trovate anche sul nostro profilo Instagram, perché potrete catturare tantissimi spoiler da questa locandina. Il trailer e la locandina erano soltanto la prima delle due sorprese, perché volete sapere qual è la seconda? Sarà una nuova canzone! Detto all'inizio, quando per la prima volta avevamo parlato del film, che ci sarebbe stata una nuova canzone sul signoresse, e finalmente la potrete ascoltare. Infatti stiamo proprio parlando della colonna sonora del film, e sapete un po', anche questa uscirà questa settimana. Io ho fatto novità, questa settimana sarà incredibile, ci sarà la canzone, ci sarà il trailer. Oh mamma mia, ve l'avevamo detto che sarebbe stato un mese incredibile, no? A novembre in Me Contro Te escono con un sacco di notizie. Va bene, basta cantare. Anche la canzone uscirà questo mercoledì 27 novembre, quindi dovete assolutamente puntare le sveglie, perché mercoledì uscirà su tutte le piattaforme di streaming: Spotify, iTunes, YouTube Music, Google Play, ovunque. Mentre il videoclip uscirà domenica 1 dicembre, dopo 3 giorni, quindi non dovete neanche aspettare troppo. Quindi mi raccomando, cosa state aspettando? Puntate subito le sveglie, perché mancano solo 3 giorni a tutte queste sorprese. Puntatela
sui vostri telefonini, 27 novembre, ore 14. Ma adesso direi che è il momento di passare a rispondere alle vostre domande. Partirei con una delle domande più gettonate. Questa ce l'avete fatta in tantissimi e ci ha sorpreso, perché in realtà pensavamo che fosse chiaro, però evidentemente non lo è. Quindi rispondiamo subito. Sara Tracy, una delle tante, ci chiede: quando esce il film? Il film uscirà venerdì 17 gennaio 2020. Venerdì 17 è una data che già mette paura, lo sapete. In Italia venerdì 17 è il giorno per eccellenza delle cose spaventose. È proprio questa la data che ha scelto il signoresse per tornare all'attacco. Questa volta siamo davvero spacciati. Adesso capite la nostra faccia terrorizzati quando nella locandina vi guardiamo. Siamo veramente preoccupatissimi. Obsemira ci scrive: ci sono altri personaggi oltre a voi e al signoresse? Ebbene, sì! I protagonisti saremo noi e il signoresse, ma ci saranno tanti altri personaggi, sia buoni che cattivi! È caduto il telefono! Appena hai detto cattivi! Aiuto, questo è un segno! Aiuto! Lino di Franco 07 ci chiede: che genere sarà il film? Sarà un genere a sé. Penso che non esistano altri film di questo genere, perché sarà un miscuglio di vari generi. Ci sarà un po' di mistero, tanta avventura, ma soprattutto un mare di risate! Ah, e non dimentichiamo che è anche un po' un film romantico. Sarà un'esplosione di emozioni. Alessio De Felice ci chiede: si vedrà il signoresse? Ebbene, sì! Ci saremo noi per la prima volta in assoluto sul grande schermo al cinema, che saremo faccia a faccia col signoresse. Solo per questo non vi potrete perdere assolutamente il film, perché capite che sono 2 anni che lottiamo contro il signoresse, della quale non sappiamo nulla. Abbiamo solamente visto le lettere. Quindi adesso finalmente poterlo vedere per tutto il team Trote è l'occasione più grande della nostra vita. Vittoria Miaino ci chiede: com'è il signoresse? Noi abbiamo già girato il film, quindi abbiamo già visto il signoresse. In tantissimi ce lo state chiedendo, ma noi non possiamo dire niente, lui! Ok, su questo non dirò nulla, lo già lo vedevo, scoprire. Guarda che ti vedevo con la coda dell'occhio che già stavi parlando. Va bene, va bene! Lo potrete scoprire solamente al cinema. Shh. Ok. Però io direi che già stiamo dicendo abbastanza. Lo so, ma non è semplice trattenere tutte queste belle novità. Sono fatta convincere da lui, perché io in realtà non volevo dire proprio niente. Volevo tenere tutto nascosto, però lui voleva raccontare e l'ho accontentato. Ma secondo me dobbiamo fermarci qui. Dai, vai, rispondi a qualche altra domanda. Facciamo così, rispondiamo all'ultima. Ok. Ultimissima domanda. Facciamo le ultime due. Lui, non possiamo spoilerare troppo. Okay, dai, leggi la domanda. Io capisco, vogliamo raccontare tutto, vogliamo condividere la bellezza di questo film, ma devono scoprirlo da soli. Ok, leggi questa domanda. Alex Bells ci chiede: in che luogo si è svolto il film? Possiamo dire che di sicuro, come avete visto dalla locandina, c'entra un Luna Park. Ma ci sono tantissimi altri posti che vedrete. Credeteci, sono davvero incredibili. Saranno delle location mai viste finora, voi rimarrete a bocca aperta e già nel trailer potrete intuire qualcosa. Ultimissima domanda, ormai l'avevo promesso. Tutti ci state chiedendo se ci sarà anche il Team Trote. Ebbene, sì, parte del Team Trote è stato anche sul set per fare il film con noi. Sarà proprio il film dei Me Contro Te, 100%. Quindi adesso Team Trote, mi raccomando, segnatevi questa data, ci vediamo mercoledì qui sul canale, perché ci aspetta una giornata fantastica. Noi oggi vi abbiamo dato un sacco di notizie, ma col trailer ne scoprirete tante altre. Quindi probabilmente quello di mercoledì sarà uno tra i video più importanti del nostro canale, non ve lo potete perdere. E poi già nel trailer sentirete la canzone nuova, perché sarà in sottofondo. Quindi adesso, se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuno dei prossimi video cliccando qui davanti a Sofì. Mentre se vi siete persi i video di ieri, cliccate qui davanti a lui. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio, ci vediamo domani con una missione avventura. Ciao! Ciao!